perché vedo che in quest'aula le quote rosa sono, diciamo, discriminate al contrario. Penso che almeno un 70% dei partecipanti abbia accreditato, diciamo, rappresentanti donne degli uffici tributi. Ciclo di webinar che inizia oggi riguarda il contenzioso tributario nel suo aspetto e nell'ambito dei vari strumenti del contenzioso tributario abbiamo individuato alcuni temi che vengono poco trattati e soprattutto in questo periodo possono essere molto utili per i comuni e per gli uffici tributi per poter innanzitutto riscuotere crediti anche relativi a annualità di imposta molto lontani nel tempo, a diminuire il notevole contenzioso tributario che quasi tutti i comuni hanno e spero dare indicazioni ai responsabili delle singole imposte e a tutti coloro che operano nell'ambito degli uffici tributari nella applicazione pratica degli istituti. Proprio per questo motivo la prima giornata è dedicata agli strumenti deflattivi. Innanzitutto, vorrei far rilevare che lo strumento deflattivo, del contenzioso per eccellenza, cioè l'autotutela, non viene trattato in questa giornata, ma verrà trattato, adesso vedremo attraverso una panoramica, nell'ultima delle giornate, perché abbinato a uno, dei temi più importanti dell'intero contenzioso, e cioè quello del passaggio in giudicato delle sentenze. Penso che ognuno di voi si sia sempre chiesto o abbia avuto tra le mani delle pratiche in cui per annualità di imposta vi era già stata una sentenza da parte delle commissioni tributarie, addirittura passata in giudicato, e ci si chiedeva come comportarsi in riferimento a annualità di imposta precedenti oppure future. A tutti questi quesiti tenteremo di dare risposta nella quinta e conclusiva giornata di questo ciclo dedicato al contenzioso. Nella giornata di oggi ci occuperemo dell'istituto della quiescenza e del ravvedimento operoso, dell'accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e poi della eventuale responsabilità del funzionario responsabile del tributo nell'applicazione di questi istituti. Cioè il focus centrale della giornata di oggi sarà soprattutto quando posso, senza temere responsabilità, applicare uno di questi strumenti deflattivi del contenzioso e quali sono i tipi di precauzioni da adottare nella stesura degli atti che evitano o definiscono il contenzioso. Il ciclo nell'ambito di questo ciclo seguirà poi una giornata dedicata completamente al recupero dei crediti del comune in caso di contribuente sottoposto a procedure concorsuali. E questa giornata ha particolare importanza perché a decorrere dal dicembre 2012 e per alcune procedure a decorrere dal giugno 2013, i modi per poter far valere i propri crediti nell'ambito delle procedure concorsuali sono state notevolmente semplificate attraverso l'adozione di procedure telematiche che esamineremo nei dettagli. Nella terza giornata vi sarà, diciamo, un intervento più tradizionale sul contenzioso tributario, tentando di esporre il tema in modo molto, pratico, e cioè rispondendo a una domanda, quotidiana.
quali elementi devo individuare all'interno di un ricorso avverso un atto impositivo al fine di poter redigere una difesa da depositare in commissione tributaria che sia la più completa e efficace possibile. Nella quarta giornata esamineremo invece, sempre sotto questo aspetto, le possibilità offerte ai comuni nel caso in cui vi sia soccombenza nel primo grado di giudizio. E nell'ultima giornata esamineremo l'istituto deflattivo principe del contenzioso, cioè l'autotutela in materia tributaria, legata agli effetti che sul procedimento di autotutela possono presentare le sentenze passate in giudicato e relativi a rapporti tra lo stesso ente impositore e lo stesso contribuente, però riferiti a periodi di imposta diversi da quelli oggetto del contenzioso stesso. Fatta questa breve premessa sull'intero ciclo di webinar che si seguiranno nei prossimi 2 mesi, e cioè fino all'11 giugno 2013, iniziamo a esaminare la materia oggetto del presente webinar. Innanzitutto, uno dei quesiti che spesso viene posto è quali tra i vari strumenti deflattivi del contenzioso previsti da disposizione legislativa, sono direttamente applicabili ai rapporti tributari comunali e quali invece necessitano di un intervento regolamentare da parte del comune per poter trovare piena applicazione. In questa tabella ho tentato di riassumere le disposizioni legislative che introducono all'interno del sistema tributario generale, quindi soprattutto dedicate al sistema tributario erariale, i principali istituti deflattivi del contenzioso, individuando all'interno di queste disposizioni legislative per quali di essi l'applicazione è diretta e per quali di essi invece è necessario e sulla base di quali disposizioni legislative il comune deve adottare delle disposizioni regolamentari per disciplinare la materia. Innanzitutto, per l'istituto della acquiescenza non è necessaria una disposizione di carattere regolamentare da parte del Comune, in quanto l'articolo 15 del decreto legislativo 218 del 1997, che disciplina il carattere generale dell'istituto, non è direttamente applicabile ai tributi locali e pertanto, nel caso in cui il comune voglia applicare in riferimento ai propri rapporti tributari l'istituto dell'acquiescenza, dovrà necessariamente introdurre una disposizione regolamentare che lo istituisca come istituto applicabile ai propri rapporti tributari e ne disciplini il procedimento. Al contrario, trova diretta applicazione anche ai rapporti tributari riferiti ai tributi comunali l'istituto del ravvedimento operoso e questo istituto trova applicazione in virtù di quanto previsto all'interno dell'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Invece, l'accertamento con adesione richiede disposizioni regolamentari da parte del comune. La disciplina della
contenuto delle disposizioni regolamentari che il comune può introdurre, la si rinviene nell'articolo 50 della legge 449 del 1997. In tale disposizione legislativa, vedremo nel seguito, sono indicati anche i criteri e i limiti per le disposizioni regolamentari che il Comune può adottare. L'istituto della definizione agevolata delle sanzioni trova diretta applicazione. E ciò in quanto l'istituto è disciplinato dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472 del 1997 e questo decreto legislativo, a differenza di altri, trova applicazione non solo in riferimento ai rapporti tributari erariali, ma anche e in riferimento ai rapporti tributari legati ai tributi dei comuni. Nell'ultimo degli istituti che esamineremo oggi è quello della conciliazione giudiziale. Anche per questo istituto il comune non ha l'obbligo o la necessità di dover introdurre delle disposizioni regolamentari, in quanto l'istituto è disciplinato nell'articolo 48 del decreto legislativo 542 del 1992, che è il decreto legislativo che disciplina le procedure di contenzioso tributario, applicabile a tutti i tributi per i quali le commissioni tributarie hanno giurisdizione, all'interno dei quali rientrano chiaramente i tributi comunali. Partiamo dagli istituti della quiescenza e della definizione agevolata delle sanzioni. Chiaramente, dati i tempi del presente webinar, non esamineremo tutti i possibili temi legati a questi istituti e ho individuato dei temi particolarmente attuali perché derivanti dalla difficoltà di applicazione di recenti modifiche legislative. In particolare, queste modifiche legislative introdotte nel 2011 e 2012 interessano la definizione agevolata delle sanzioni. Come penso a voi tutti noto, la definizione agevolata delle sanzioni è quell'istituto disciplinato dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472 del 97, riferite alla possibilità premiale per il contribuente di accettare o l'atto impositivo notificatogli dal comune, oppure il semplice atto autonomo con cui vengono irrogate le sanzioni, accettazione che si ritiene presunta se il versamento dell'importo dovuto è effettuato entro il termine per proporre ricorso, e in questo caso l'effetto premiale dell'applicazione dell'istituto è la riduzione della sanzione irrogata da parte del comune. In precedenza, cioè prima del 2010, l'effetto premiale comportava una riduzione della sanzione a un quarto. A decorrere dal 2011 in particolare, senza più alcun dubbio, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 201-2011, articolo 13,13,
L'effetto premiale della applicazione di questo istituto comporta una riduzione della sanzione non più a un quarto, ma a un terzo. È evidente che la definizione agevolata richiede solo un comportamento attivo da parte del contribuente e non richiede alcuna partecipazione da parte dell'ufficio di tributi se non in sede di controllo della correttezza dei calcoli effettuati dal contribuente al momento del versamento dell'importo dovuto con sanzione ridotta. È tuttavia evidente anche che la modifica legislativa del 2011 incide sulla redazione dell'avviso d'accertamento, ovvero incide sulle avvertenze che devono obbligatoriamente essere contenute all'interno dell'avviso d'accertamento. E cioè l'applicazione di questa modifica legislativa incide sull'avvertimento contenuto nell'avviso d'accertamento relativo alla comunicazione al contribuente della facoltà di potersi avvalere di questo istituto premiale. Per intenderci, in tutti gli avvisi di accertamento, al di là del formato utilizzato da parte dei comuni, vi è sempre una dicitura o una casella dedicata all'avvertimento o alla comunicazione rivolta al contribuente, indicandogli la facoltà di poter pagare con sanzione ridotta se il pagamento avviene entro il termine per proporre ricorso. La difficoltà applicativa relativa a questo istituto è legata alla decorrenza dell'applicazione dello stesso, perché potrebbero esserci dubbi sul fatto che l'istituto, la riduzione di sanzione minore introdotta a decorrere dal 2011 debba applicarsi solo alle sanzioni applicate per omissioni commesse da parte del contribuente successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011. Cioè il dubbio è: devo applicare la sanzione ridotta a un terzo e non più un quarto, indipendentemente dai periodi di imposta per i quali emetto l'avviso di accertamento oggi, o devo applicare e quindi indicare nell'avviso di accertamento la facoltà del contribuente di potersi avvalere di questo istituto premiale, indicandogli la facoltà di ridurre la sanzione a un quarto per avvisi di accertamento emessi per periodi di imposta precedenti al 2011 e con sanzione ridotta a un terzo per periodi di imposta successivi. Ritengo che, trattandosi di un istituto premiale, debba seguire il principio tempus regis actum e quindi debba applicarsi non in relazione al momento cui è riferita l'omissione sanzionata da parte del comune, ma debba applicarsi in riferimento al momento dell'emissione dell'avviso d'accertamento. E quindi, pertanto, se si segue questa interpretazione, indipendentemente dal periodo di imposta per il quale l'avviso di accertamento è oggi emesso, l'avvertimento al contribuente dovrà indicare la possibilità di pagare con sanzione ridotta e la riduzione dovrà essere a un terzo indipendentemente dal periodo di imposta per il quale l'avviso o la sanzione si riferiscono. Questa mia interpretazione non è condivisa da tutti e soprattutto dal Ministero delle Finanze, che peraltro diciamo in maniera
diciamo, anche generica all'interno della circolare numero 3 del Dipartimento Direzione Federalismo Fiscale, sostiene invece, nell'ambito di una circolare dedicata all'applicazione dell'IMU, e quindi non di tutti, generica per tutti i tributi o generale per tutti i tributi, che le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge numero 201 del 2011. E quindi dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge citato. E questo perché, in base al principio di legalità, il contribuente dovrebbe essere sottoposto alla sanzione più favorevole tra quelle applicabili. Questa interpretazione offerta, per quanto ho illustrato prima, non è condivisibile, perché il principio di legalità richiamato nell'ambito della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiama l'applicazione del principio del favor rei, ma il principio del favor rei non si applica agli istituti premiali. Il principio del favor rei si applica riferito alle sanzioni, cioè se praticamente, per fare un esempio, l'avviso di accertamento si riferisce all'omessa dichiarazione ICI 2010 e l'avviso di accertamento è emesso nel 2012, se nel 2010 era prevista una sanzione di 2 e nel 2012 una sanzione di 5, si applicherà quella più favorevole al contribuente, e cioè quella di 2. Ma nel caso della modifica legislativa di cui stiamo discutendo, non si è trattato della modifica del quantum della sanzione, ma si è trattato della modifica di un istituto premiale di carattere generale. Ed è chiaro che gli istituti premiali di carattere generale non possono soggiacere al principio del favor rei, ma devono necessariamente applicarsi in base al tempo in cui viene esercitato la facoltà da parte del contribuente di avvalersi dell'istituto premiale. E pertanto, se il contribuente si avvale dell'istituto premiale oggi, la disposizione legislativa applicabile all'istituto premiale è quella in vigore oggi e non in precedenza. Questa interpretazione, degli approfondimenti su questa interpretazione, difforme da quella offerta nella ricordata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potete trovare degli approfondimenti sul sito web IFEL in un dossier del giugno 2012 dedicato a queste modifiche legislative e dedicato all'applicazione della imposta municipale propria. Per quanto riguarda il secondo istituto, cioè quello del ravvedimento operoso, innanzitutto il ravvedimento operoso come ricordato nella precedente tabella di carattere generale, trova applicazione indipendentemente dall'adozione da parte del comune di disposizioni regolamentari. È disciplinato con carattere generale dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997.
Su questo, con particolare riferimento ai tributi locali, desidero mettere nel dovuto rilievo un aspetto particolare, e cioè quello del termine entro il quale il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso. Nell'articolo 13, in via generale, prevede che l'istituto premiale del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente sino a quando la violazione non è stata già constatata attraverso accessi, ispezioni e verifiche, delle quali l'autore abbia formale conoscenza. Quindi, per poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, non solo è necessario che il contribuente non abbia ancora ricevuto alcun atto impositivo, cioè avviso di accertamento, riferito alla violazione che desidera sanare, ma è indispensabile anche che non siano iniziate attività di accertamento, non ancora sfociate in un avviso di accertamento, di cui l'autore abbia conoscenza formale. Pertanto, in tutti quei casi, e sono sempre di più, in cui i comuni si avvalgono di addetti all'accertamento tributario o accertatori tributari formati e nominati ai sensi della finanziaria 2007, cioè della legge 296 del 2006, destinati a effettuare rilevazioni sul territorio, soprattutto per imposta comunale sulla pubblicità, TOSAP e canoni alternativi, nel momento in cui il destinatario, il contribuente, dovesse ricevere la visita dell'addetto all'accertamento per la rilevazione e gli dovesse essere consegnata copia del verbale di rilevazione o partecipi al procedimento di rilevazione, da quel momento non può più utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso perché per la violazione è già iniziata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 97 un procedimento di constatazione attraverso verifiche e in questo caso rilevazioni sul territorio. Come si compie il procedimento di ravvedimento operoso, ovvero quando si perfeziona? Si perfeziona attraverso alcuni adempimenti del contribuente descritti nella terza colonna, e cioè innanzitutto attraverso la regolarizzazione del rapporto tributario e quindi attraverso la presentazione di una tardiva dichiarazione a seconda dei casi. Inoltre, attraverso il pagamento dell'imposta e degli interessi calcolati giorno per giorno, unitamente al pagamento della sanzione amministrativa ridotta in base a alcuni criteri dettati nello stesso articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Nello stesso è previsto innanzitutto una riduzione della sanzione a un decimo nel caso in cui il contribuente si ravveda entro 30 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto effettuare l'adempimento tributario. Con sanzione ridotta a un ottavo,
entro il termine per presentare la dichiarazione, oppure, e questo è il caso più frequente nei tributi comunali, quando non è prevista una dichiarazione periodica entro un anno da quando avrebbe dovuto effettuare l'adempimento tributario. Pensate a tutti i casi in cui la dichiarazione iniziale del contribuente ha effetto, salvo modifiche dei presupposti o variazioni, anche per gli anni successivi. Ad esempio, l'imposta comunale sulla pubblicità, la stessa ICI, la stessa IMU o la stessa TARSU. In tutti questi casi, il ravvedimento può essere, o meglio, il contribuente può ravvedersi entro un anno. Ovviamente, ci tengo a sottolinearlo, ciò non significa che il comune debba attendere il trascorrere dell'anno per poter consentire al contribuente di potersi ravvedere prima di iniziare attività di accertamento, in quanto detto termine è un termine ultimo entro il quale il contribuente può avvalersi dell'istituto premiale, ma non è un termine che incide sui tempi dell'attività di accertamento del comune. Infine, la sanzione può essere ridotta a un decimo nel caso in cui l'omissione da parte del contribuente riguardi semplicemente la violazione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni e questo obbligo viene assolto entro il termine di 90 giorni. Passiamo adesso all'accertamento con adesione. L'accertamento con adesione è uno di quei istituti che per poter trovare applicazione ai rapporti tributari dei comuni richiede l'introduzione da parte del comune di disposizioni regolamentari. In particolare, l'articolo 50 della legge 1997, numero 449, prevede che il comune possa, con propria disposizione regolamentare, inserire delle disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento. Tra queste disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento rientra anche l'introduzione dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base di quei criteri stabiliti nel decreto legislativo numero 218-1997. In questi casi, alcune difficoltà di applicazione derivano dal fatto che alcuni comuni introducono delle disposizioni regolamentari ricopiando le disposizioni contenute nel 218 del 1997 e dettate per tributi che hanno procedimenti di applicazione completamente distinta da quella prevista per i tributi comunali. Quindi quindi il comune dovrebbe, per poter evitare particolari problemi di applicazione, introdurre una disciplina sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 218 del 1997, adattandolo per le proprie esigenze. E tenendo presente che nello stesso articolo 50 della legge 27
dicembre 97, numero 449, è possibile, in base ai principi dettati all'interno della legge delega per la grande riforma del 1996 del sistema di fiscalità locale, introdurre delle riduzioni di sanzioni rispetto a quelle legislativamente previste. Mi sono alcune domande sui primi due istituti, una sul cosiddetto ravvedimento sprint, che ipotesi del tutto residuale, con ulteriori riduzioni di sanzione, riepilogate esattamente, penso che la possiate leggere tutti con le varie percentuali, e poi. Il dottor Nappo chiede, ovviamente la quiescenza vale solo per materia concordabile, giusto? Che intende per materia concordabile? Intanto, nel frattempo che mi risponde a cosa intende per materia concordabile, vado avanti con l'accertamento con adesione. Anche per l'accertamento con adesione. Vi sono state delle modifiche legislative nell'ambito del decreto legge 220 del 2010. Modifiche legislative, scusate, legge 220 del 2010. Modifiche legislative, con entrata in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2011. Anche per questo istituto è stata prevista la modifica del quantum della riduzione della sanzione. È stata quindi prevista una modifica dell'effetto premiale del tipo di dell'applicazione dell'istituto. Anche per questa modifica vi sono ancora delle incertezze sull'applicazione. Incertezze date dal fatto che per i tributi locali, come visto prima, l'istituto dell'accertamento con adesione trova applicazione solo nel caso in cui il comune, ai sensi dell'articolo 50 precedentemente citato, abbia introdotto l'istituto con disposizioni regolamentari. Quindi il quesito che ha posto l'introduzione della modifica legislativa è legato ancora una volta alla decorrenza dell'applicazione della modifica legislativa e in questo caso alla necessità da parte del Comune di adottare disposizioni regolamentari che modificassero le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore. In questo caso ritengo che esattamente bisogno di modificare il regolamento nel caso in cui era stato già istituito l'istituto dell'accertamento con adesione precedentemente al 1 febbraio 2011. Tuttavia, nel caso in cui il comune non abbia tempestivamente provveduto alla modifica del regolamento e alla modifica dell'effetto premiale contenuto nel regolamento, ritengo che comunque l'ufficio tributi sia tenuto a applicare la disposizione legislativa modificata a decorrere dal 1 febbraio 2011.
Questo in quanto l'articolo 50 precedentemente esaminato rinvia ai limiti, o meglio, detta i limiti per le disposizioni regolamentari che il Comune introduce, rinviando al decreto legislativo 218 del 1997, che è quello che disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione per le entrate di natura erariale. Essendo intervenuta la modifica legislativa nel 2010 con decorrenza 1 febbraio 2011, la disposizione regolamentare non modificata, che prevede una riduzione di sanzione più favorevole per il contribuente, è contraria a disposizione di legge e pertanto non può essere applicata, ovvero deve trovare disapplicazione per contrarietà a disposizione legislativa. E in assenza di specifica previsione da parte del Comune, in questo caso non può che applicarsi la sanzione prevista dalla legge nell'ambito di quelli definiti nello stesso articolo 50, principi e criteri di carattere generale che devono ispirare le disposizioni regolamentari del Comune. In ogni caso, la modifica regolamentare da parte del Comune eviterebbe qualsiasi dubbio o difficoltà nell'applicazione dell'effetto premiale legato a questo istituto. Allora, il dottor Nappo mi risponde, ad esempio. Ad esempio, per i fabbricanti del senso. L'esempio proposto dal dottor Nappo per differenziare la materia concordabile dall'altra, che potete leggere tutti, è per i fabbricati la sanzione ICI non è riducibile, mentre per aree edificabili sì, si riferisce alla sanzione per ritardato pagamento oppure alla sanzione per la dichiarazione. E perché distingue tra fabbricati e aree edificabili? Vabbè, no, allora, se per concordabile intende, e questo lo vedremo dopo, una certa discrezionalità nell'applicazione del tributo, nessuna materia nei rapporti tributari comunali può essere definita concordabile, no? È certo però che la rendita catastale è un fatto oggettivo, a differenza del valore di mercato dell'area che ha un carattere minore di obiettività, no? Se noi pensiamo ai criteri dettati nell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 92, laddove per espressa previsione legislativa incidono tantissimi elementi nella determinazione della base imponibile, però comunque nessuna delle due è concordabile nel senso discrezionale. In ogni caso, la quiescenza riguarda solo l'effetto premiale della riduzione di sanzione e quindi ai fini dell'effetto premiale della riduzione di sanzione una distinzione tra quello che è più o meno obiettivo non incide sullo stesso, anche perché altro, cioè, quello altro non è che il caso in cui il contribuente rinuncia a fare ricorso, a proporre o a presentare istanze per altri istituti premiali e paga nel termine per proporre il ricorso.
Sì, è chiaro. Mentre è la prescissa concordabile, nel senso che l'imponibile non è certo. È chiaro in questo senso, cioè è meno obiettivo dell'altro, ci siamo. Ma anche la rendita catastale è frutto di tutto un procedimento per poter essere determinata. Il punto è che non la determina l'ufficio tributi, ma la determina l'Agenzia delle Entrate, l'ufficio del territorio. Quindi io penso che non sia necessario distinguere, nelle disposizioni legislative distinguono tra situazioni in cui la base imponibile presenta un maggiore o minore grado di obiettività. Allora, passiamo al successivo istituto, che è quello della conciliazione giudiziale. La conciliazione giudiziale, come ricordato in precedenza, è istituto che trova applicazione ai rapporti tributari comunali, indipendentemente dall'adozione di disposizioni regolamentari da parte dei comuni, perché istituto di carattere generale previsto nella cosiddetta legge sul contenzioso tributario, cioè il decreto legislativo 546 del 92, è applicabile a tutti i rapporti tributari per i quali è prevista la giurisdizione delle commissioni tributarie. In via generale, l'istituto della conciliazione giudiziale consiste nella definizione della controversia pendente dinanzi alla commissione tributaria a seguito di un accordo tra le parti del processo. In via generale, la conciliazione può essere raggiunta entro la data di fissazione della data di trattazione del contenzioso. E la disciplina legislativa contenuta nell'articolo 48 distingue, dal punto di vista procedurale, due casi. Quello in cui l'accordo tra le parti oppure la volontà di conciliare la lite tributaria venga manifestata prima della fissazione della data di udienza per la trattazione della stessa, dai casi in cui venga manifestato o raggiunto l'accordo successivamente alla data di fissazione della data di trattazione della lite. Nel primo caso attribuisce la possibilità di avanzare proposte di conciliazione solo all'ente locale con l'adesione da parte del contribuente. Nel secondo caso attribuisce l'iniziativa anche autonomamente anche al contribuente. Quindi, diciamo, l'ente locale sino alla data di fissazione della data di trattazione della lite tributaria può presentare sino alla stessa con adesione del contribuente o successivamente anche autonomamente, una proposta conciliativa della lite tributaria. Nel primo caso, prima della fissazione della trattazione, l'ente locale con l'adesione del contribuente deposita in segreteria l'accordo raggiunto con il contribuente. In questo caso possiamo avere due ipotesi, ovvero l'ipotesi in cui il presidente della commissione, esaminata l'ipotesi conciliativa depositata in segreteria della commissione, ritiene che vi siano i presupposti e le condizioni di ammissibilità dell'accordo conciliativo. Nel secondo caso, il Presidente della Commissione
può ritenere che non vi siano i presupposti e le condizioni di ammissibilità e quindi fissa la data di trattazione della controversia e poi la controversia verrà decisa con sentenza. Se invece i presupposti sussistono, il Presidente della Commissione emanerà un decreto di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione. Adesso, ciò che è importante e che è riassunta nella domanda del dottor Ventrella è questo: in cosa consiste il giudizio sui presupposti e sulle condizioni di ammissibilità? Cioè, significa, il giudice tributario può dirmi: no, guardi, la riduzione di imposta che avete previsto nella ipotesi conciliativa è troppo poca, oppure mi può dire: no, per questo la giurisprudenza da voi citata è contraddittoria, non è quella applicabile, pertanto qui non vi è nessuna diciamo, difficoltà di interpretazione della lite, e respingere la proposta conciliativa presentata dalle parti. A fugare ogni dubbio sulla questione, è intervenuta da tempo la Corte Costituzionale con sentenza 433 del 2000. In questo caso, una commissione tributaria aveva, nell'ambito di un rapporto tributario, presentato la questione di legittimità costituzionale sotto questo profilo, e cioè la disposizione di cui all'articolo 448 del decreto legislativo 546 del 1992 violava la Costituzione in quanto violava l'articolo 23 e 53, cioè gli articoli legati alla riserva di legge e alla capacità contributiva, non consentendo al giudice di poter giudicare sulla congruità delle imposte da versare su cui l'ufficio e il contribuente si erano accordati. La Corte Costituzionale, con questa chiara sentenza del 433 del 2000, ha fugato ogni dubbio, respingendo la questione di legittimità costituzionale e affermando che il giudizio che la Commissione deve effettuare sulla proposta conciliativa è solo di carattere formale, cioè la Commissione deve respingere proposte conciliative nel caso in cui non rispettino i criteri formali previsti dalla legge. Ad esempio, nel caso in cui la proposta sia sottoposta a condizione, oppure nel caso in cui il numero di rate previste da parte nella proposta conciliativa non siano coincidenti con quelle previste nell'articolo 48 del decreto legislativo 542 del 92, oppure nel caso in cui all'interno della proposta conciliativa non vi sia la garanzia richiesta dall'articolo 48 nel caso di rate, oppure nel caso in cui la proposta conciliativa sia presentata da soggetti privi di procura, oppure sia presentata dal soggetto che non rappresenta l'ente in giudizio, oppure sia rappresentata senza l'autorizzazione da parte degli organi del comune a conciliare la lite. Quindi praticamente le commissioni tributarie non possono decidere sulla merito della conciliazione proposta dalle parti, ma devono semplicemente limitarsi a verificare se vi sono i presupposti formali per la presentazione dell'offerta della proposta conciliativa e non possono giudicare del merito della stessa.
Secondo caso, cioè il caso in cui la proposta conciliativa viene presentata dopo che sia già stata fissata la data di trattazione della lite. In questo caso, la proposta conciliativa può essere, come ricordato in precedenza, presentata autonomamente sia dal contribuente che dall'ente locale e può essere presentata in differenti modi, e cioè innanzitutto può essere depositata in cancelleria unitamente a un'istanza di pubblica udienza se non era stata già in precedenza presentata con all'interno la proposta conciliativa. La proposta conciliativa, se non ha avuto già la decisione, l'adesione della controparte, deve essere notificata alla controparte nei 10 giorni liberi prima della data d'udienza, cioè nello stesso termine in cui devono essere depositati eventualmente documenti oppure presentata l'istanza di pubblica udienza. La proposta conciliativa può anche essere avanzata in sede di udienza di trattazione e l'articolo 48 prevede espressamente la possibilità per le parti di avanzarla anche in forma orale e non necessariamente attraverso un'istanza scritta. Oppure la proposta può essere preconcordata e fissata dopo la data di fissazione della data di trattazione. In tutti e tre questi casi, all'udienza davanti al collegio, cioè all'udienza pubblica di trattazione, la conciliazione può non esservi sulla base della proposta avanzata. In questo caso, alla Commissione è attribuito un potere discrezionale, cioè se ravvisa che vi potrebbero essere dei presupposti per una composizione conciliativa con termini un po' diversi da quelli proposti o in sede orale o attraverso istanza, può assegnare alle parti un termine di 60 giorni per il deposito di una nuova proposta conciliativa. Se invece ritiene che non vi sia spazio per una conciliazione della lite, allora, non avuto l'adesione sulla proposta conciliativa presentata, la causa verrà trattata e poi verrà decisa con sentenza. Se invece la conciliazione ha luogo in prima udienza, dobbiamo distinguere due casi, e soprattutto il secondo molto frequente nell'ambito dei tributi comunali. Cioè bisogna distinguere il caso in cui la proposta o l'accordo riguardi l'intero contenzioso. Quindi, ad esempio, se si tratta di ricorso avverso più avvisi di accertamento, riguardi tutti gli avvisi di accertamento. Oppure, se si tratta di contenzioso avverso più annualità di imposta, per quei tributi in cui è possibile notificare un avviso di accertamento per più annualità di imposta, bisogna vedere se riguarda tutte le annualità di imposta oggetto del contenzioso o solo alcune delle stesse. Dai casi in cui invece l'ipotesi conciliativa oppure l'accordo conciliativo riguarda solo una parte dell'oggetto del contenzioso. Nel primo caso, cioè il caso di conciliazione totale, la commissione tributaria adotterà sentenza di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione.
Nel secondo caso, e cioè nel caso in cui vi sia solo una conciliazione parziale della controversia, nella scheda trovate uno degli esempi in materia di tributi locali, e cioè conciliazione parziale esaminata dalla Cassazione Civile, sezione tributaria, con sentenza 19.025 del 2004. In questo caso vi sarà di fatto una cessazione parziale della materia del contendere e poi il giudizio proseguirà sulle questioni che non sono state coperte dall'accordo conciliativo intervenuto tra le parti. La formalizzazione della estinzione, del procedimento si avrà soltanto al momento del deposito del giudizio che definisce lo stesso, in quanto le sentenze delle commissioni tributarie non possono essere di natura parziale, ovvero non è concesso al giudice tributario adottare, emanare sentenze parziali. E quindi la formalizzazione dell'avvenuta conciliazione si avrà solo nella sentenza definitiva. E questa sentenza della Commissione avrà un doppio contenuto, e cioè da un lato completa l'iter di conciliazione parziale dichiarando l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione, e dall'altro lato statuirà sui profili, sull'oggetto del contenzioso non coperto dalla conciliazione giudiziale. Ovviamente questa sentenza, anche se ha questo particolare duplice contenuto rispetto alle altre sentenze, è soggetta, soprattutto per la parte relativa alla decisione sui profili rimasti fuori dal contenzioso, ai mezzi di impugnazione ordinari previsti per qualsiasi tipo di sentenza. E ovviamente il motivo di impugnazione di questa particolare sentenza può essere il falso apprezzamento da parte del giudice tributario dell'oggetto della controversia definita. Cioè, se il giudice tributario dovesse erroneamente credere che nell'ambito di una conciliazione parziale, due annualità di imposte sono state definite e altre tre invece rimangono oggetto del contendere, e in realtà invece l'accordo delle parti si riferiva a tre delle annualità di imposta, ovviamente questo profilo, come altri analoghi a questo, può essere motivo di impugnazione. Ah, per quanto concerne il contenuto dell'accordo conciliativo, è chiaro che l'accordo conciliativo, come detto prima, non può essere oggetto di valutazione nel merito da parte del giudice tributario e ha solo questo limite, cioè il limite della legalità dell'atto. E pertanto è chiaro che possono essere attribuite a una delle parti spese di contenzioso per intervenuta conciliazione in riferimento, diciamo, a una virtuale soccombenza. Vedremo dopo però che questo aspetto del contenuto della transazione, come altri, debbono rispondere al criterio di una rigida motivazione ai fini della responsabilità. E lo esaminiamo dopo, al momento dell'esame dell'ultimo tema della giornata, che è quello del rapporto che sussiste tra applicazione di istituti deflattivi del contenzioso e responsabilità del funzionario che applica questi istituti. Tornando adesso all'illustrazione della conciliazione,
Quali sono gli effetti dell'avvenuta conciliazione? Innanzitutto è anche, diciamo, la convenienza per il contribuente di accedere a un istituto del genere, al di là della eliminazione del contenzioso, per il contribuente diciamo, il premio derivante dal fatto che le sanzioni applicabili a quanto concordato tra le parti vengono ridotte per legge a un terzo di quelle minime previste. Ovviamente queste sanzioni irrogabili sono riferite non all'importo originariamente richiesto nell'avviso di accertamento, ma la sanzione dovrà essere computata con riferimento all'importo concordato dalle parti ai fini della conciliazione. E la riduzione trova applicazione alla sanzione derivante da questo calcolo. Con un unico limite, cioè la riduzione del terzo non può comunque far sì che nell'ambito del calcolo della sanzione la stessa scenda al di sotto del terzo dei minimi previsti per la violazione più grave riferita alla fattispecie oggetto di conciliazione. Chiaramente questo effetto si affianca a quello dell'estinzione della lite al momento del perfezionamento della conciliazione. Adesso ci occupiamo di due questioni pratiche che possono sorgere dopo l'accordo tra le parti. Innanzitutto il primo, cioè che cosa succede nel caso in cui il contribuente non adempia a quanto previsto nell'accordo conciliativo. Per questo bisogna distinguere alcune ipotesi, in quanto gli effetti del mancato adempimento della conciliazione giudiziale da parte del contribuente producono degli effetti diversi. Partiamo dal caso in cui, è il più frequente nei tributi locali, il mancato adempimento sia il non versamento da parte del contribuente dell'importo fissato e da pagare in un'unica soluzione. In questo caso la conciliazione non si perfeziona. Quindi, trascorso il termine per il pagamento in unica soluzione, il comune deve presentare istanza per la prosecuzione del giudizio. Nell'altro caso in cui la conciliazione non si perfeziona, è il caso in cui il contribuente non provvede a pagare la prima rata, ovvero non presenti la garanzia prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 546 del 1992. Anche in questo caso la conciliazione non si perfeziona e pertanto le parti sono tenute a presentare istanza per la prosecuzione del giudizio. Da questi casi bisogna distinguere invece il caso in cui il contribuente versa la prima rata, presta la garanzia e poi non provvede al pagamento delle successive rate. In questo caso, al momento del versamento della prima rata e al momento della prestazione della garanzia, se prevista, la conciliazione si è perfezionata, con conseguente estinzione del giudizio. Quindi, essendosi perfezionata la conciliazione, il titolo sulla base del quale il comune può
riscuotere la sua pretesa tributaria, diventa l'accordo conciliativo. Ed è sulla base di questo titolo che si deve provvedere alla iscrizione al ruolo se il comune si avvale di Equitalia per la riscossione coattiva oppure per l'emissione dell'ingiunzione fiscale nel caso in cui il comune gestisca direttamente la riscossione coattiva oppure si avvalga di uno dei soggetti previsti dall'articolo 53 del decreto 52-53 del decreto legislativo 446 del 1996. Quindi, solo nel caso in cui vi sia inadempimento di rate successive alla prima, il titolo per il comune diventa la conciliazione. Negli altri casi, invece, la conciliazione non è titolo perché non si è perfezionata e pertanto il comune o il contribuente dovranno depositare presso la commissione tributaria istanza per la prosecuzione del giudizio in quanto lo stesso non si è definito attraverso la conciliazione non perfezionata. Altro caso che può succedere dopo la presentazione di un accordo conciliativo, è quello in cui ci si accorge di essersi sbagliati o di aver commesso un errore, ad esempio sul calcolo dell'importo dovuto, oppure sul calcolo delle sanzioni dovute, o su altri aspetti meramente formali. Per diciamo, individuare i casi in cui è possibile far valere un eventuale errore nell'ambito della stesura dell'accordo conciliativo, le sentenze a cui fa riferimento sono la 21.325 del 2006 e una diciamo datatissima sentenza dalla Cassazione, ma richiamata in qualsiasi sentenza anche ai giorni nostri, del 1969, che è la 1708, che distingue tra i casi in cui l'errore sia, diciamo, palesemente rilevabile dai casi in cui l'errore non sia palesemente rilevabile. E viene riassunto questo principio in questo modo dalla Corte di Cassazione. L'errore di calcolo che dà luogo alla sola rettifica ricorre allorquando in operazioni aritmetiche posti per fermi dati da computare il criterio matematico da seguire, quindi ad esempio dati da computare sono rendita catastale, aliquota concordata e criterio da seguire la moltiplicazione con il coefficiente. Quindi, nei casi per esempio IMO o ICI, ricorrono questi presupposti, cioè abbiamo dati da computare fermi, stabiliti obiettivamente, e criterio matematico da seguire. Si incorre in una svista materiale, rilevabile prima facie in base ai dati e al criterio predetti ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo. Invece, non ricorre un errore del genere rettificabile quando è da imputare a una falsa conoscenza riguardo i dati aritmetici o il criterio matematico in base ai quali debba essere effettuato il calcolo, il quale, posti i dati e il criterio seguiti, è invece esatto. E cioè, se io invece di applicare nel calcolo da seguire per la quantificazione dell'imposta dovuta, invece di moltiplicare per coefficienti, addiziono per esempio i coefficienti. Quindi in quel caso vi è comunque un errore, ma l'errore non è tale da poter consentire una rettifica dell'accordo transattivo. Ovviamente in questi casi la rettifica, laddove ricorrono i presupposti ricordati nella prima ipotesi, io posso far rettificare l'accordo transattivo e conciliativo
depositando in segreteria della commissione e sullo stesso si pronuncerà poi il giudice tributario. Passiamo adesso all'ultimo tema della giornata e poi eventualmente dedichiamo alcuni minuti all'approfondimento delle domande nel frattempo pervenute o a quelle per le quali già in parte ho dato risposta. Ed è questo il rapporto che sussiste, responsabilità del funzionario responsabile del tributo o del dirigente a seconda dell'organizzazione del singolo comune, e l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso. Tenendo presente che nell'applicazione dei contributi degli istituti deflattivi del contenzioso, il funzionario comunale è sempre imbattuto in un dilemma amletico, e cioè devo applicare l'istituto deflattivo del contenzioso o no? Perché è sempre fra incudine e martello, in quanto, come vedremo dopo, la responsabilità del funzionario viene ravvisata in alcune ipotesi giudicate da parte della Corte dei Conti, non solo nei casi in cui ha applicato erroneamente, o meglio colposamente, gli istituti deflattivi del contenzioso, ma anche nel caso in cui non abbia, ricorrendo nei presupposti, applicato gli istituti deflattivi del contenzioso ed è stato condannato a risarcire il danno derivante dall'inutile contenzioso causato. Pensate, penso a voi noti, ai casi in cui, sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'autotutela, il comune ha respinto l'istanza di autotutela o non ha esaminato l'istanza di autotutela provocando il contenzioso. Pensate a casi, diciamo, semplici. Avviso di accertamento notificato a un omonimo. Istanza di annullamento in autotutela nella quale è evidentemente dimostrato il caso di omonimia. Se l'istanza viene ignorata o l'istanza viene rigettata ed è ravvisabile colpa grave nel comportamento del funzionario, sarà certamente condannato per il danno causato dal contenzioso introdotto dal contribuente per far valere il caso di omonimia. Ed è, diciamo, i dubbi sono tanti per i principi che vedremo adesso esposti derivanti dagli orientamenti della giurisprudenza contabile. Innanzitutto, in quale responsabilità incorre il funzionario responsabile del tributo applicando in maniera errata gli istituti deflattivi o non applicando gli istituti deflattivi laddove sussistono i presupposti? Il tipo di responsabilità è quella patrimoniale amministrativa prevista da varie disposizioni legislative, tutte applicabili, e cioè, penso a voi note, e cioè l'articolo 82 della legge di contabilità di Stato, quello contenuto nel datato Regio Decreto del 1923, nel testo unico degli impiegati civili dello Stato e nell'articolo 1 della legge 20/94, oltre alle varie disposizioni legislative relative al procedimento amministrativo e a quelle dedicate agli enti locali. L'elemento soggettivo è il dolo o la colpa grave. E tenete presente che normalmente qualsiasi, lo dico a livello pratico, insomma, qualsiasi compagnia assicurativa copre solo il caso di colpa grave, ma non copre i casi in cui possa essere dimostrato il dolo, per ovvie, insomma, chiare ragioni.
La sanzione è il risarcimento del danno causato dal comportamento del funzionario. Il termine di prescrizione per far valere la responsabilità è 5 anni dal momento in cui si è prodotto il danno. O in alcune ipotesi residuali, dal momento in cui si è verificato l'atto o l'omissione che ha provocato il danno. Orientamenti giurisprudenziali in materia. E vedrete le varie sentenze scelte per questo tipo di orientamenti giudiziali sono ovviamente, diciamo chiaramente, riferite all'accertamento con adesione, perché più frequenti sono i casi di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, ed ovviamente riferiti soprattutto a procedimenti di accertamento con adesione applicati dall'Agenzia delle Entrate per rapporti erariali, ovviamente derivanti dal numero statistico di casi esaminati dall'Agenzia erariale o dal numero statistico di procedimenti di accertamento con adesione. E chiaramente questi principi contenuti negli orientamenti giurisprudenziali che esamineremo si applicano anche al caso in cui vi sia responsabilità nella gestione di un rapporto tributario degli enti locali. Innanzitutto, il primo principio consolidato è che le procedure deflattive del contenzioso non attribuiscono alcuna facoltà discrezionale in capo all'autorità fiscale. E questo perché, lo vedete nella seconda delle sentenze contenute nella scheda, e questo perché l'autorità fiscale in generale, quindi per esempio l'ufficio tributi, non ha mai piena disponibilità della pretesa tributaria. Cioè, per principio, pretesa tributaria presenta sempre una certa inderogabilità o indisponibilità e dovrebbe essere applicata e diciamo, la gestione dei rapporti tributari deve sempre essere svolta con criteri assolutamente obiettivi. E quindi gli istituti deflattivi dovrebbero essere applicati o devono essere applicati solo nel caso in cui sussistano tutti i presupposti legali e formali per addivenire alla riduzione della pretesa tributaria. E proprio per questo motivo, al fine di evitare qualsiasi caso di responsabilità imputabile al funzionario responsabile, soprattutto per quegli istituti deflattivi per i quali è necessaria l'adozione di disposizioni regolamentari da parte del comune per poter essere applicati ai tributi comunali, è necessario che il regolamento sia il più dettagliato possibile per poter risolvere qualsiasi difficoltà applicativa ed evitare responsabilità per il funzionario che nella sua applicazione uniformi completamente alle disposizioni regolamentari applicate dal Comune. Inoltre, il costante orientamento della Corte dei Conti ci dà anche delle chiare indicazioni su quali devono essere gli elementi da considerare
ai fini dell'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso. E in quasi tutte le pronunce della Corte dei Conti riferite a casi di responsabilità, trovate indicazioni circa il fatto che nell'applicazione dell'istituto deflattivo vi è responsabilità perché non è contenuta all'interno della motivazione dell'atto una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione. Valutazione del rapporto costi-benefici che esemplificato nella stessa giurisprudenza della Corte dei Conti in vari modi. Innanzitutto, in questa sentenza del 2006, come valutazione degli elementi posti a base dell'accertamento e valutazione degli oneri e rischi di soccombenza di un eventuale contenzioso. Ancora di più è esplicitato nella sentenza, nella parte destra della scheda, cioè questa sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Sicilia 512 del 2005, che fa riferimento allo stato della giurisprudenza, oggettive difficoltà esegetiche e insufficienza di dati utilizzabili in sede di un eventuale contenzioso in previsione di una possibile soccombenza e della relativa condanna alle spese. Credo che in questo modo sia a tutti chiaro che non è assolutamente motivabile l'applicazione di istituti deflattivi nel caso in cui la giurisprudenza su quel particolare tema sia costante e uniforme da secoli o da anni, insomma. Cioè, o sulla particolare disposizione legislativa da adottare non vi siano alcuni dubbi interpretativi, oppure vi siano stati dubbi interpretativi, ma già da tempo sono stati risolti dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione e da tempo le sentenze che si susseguono sono sempre conformi alle precedenti. In tutti questi casi, ovvero in tutti quei casi in cui non vi è alcun dubbio sulla pretesa fatta valere da parte del comune nell'atto impositivo emanato o da emanare, non vi è spazio per l'applicazione di istituti deflattivi del contenzioso. Cioè, per intenderci, quello che a tutti potrebbe ragionevolmente sembrare un valido motivo per applicare gli istituti deflattivi del contenzioso, e cioè evitare le lungaggini del contenzioso e incassare in tempi rapidi, di per sé non sono sufficienti motivi per applicare istituti deflattivi del contenzioso. Se questi motivi non sono accompagnati da un'attenta valutazione della fondatezza della pretesa impositiva fatta valere o che l'ente può far valere. Ciò è ancora più chiaro se facciamo riferimento a tutta quella giurisprudenza relativa all'elemento soggettivo all'elemento soggettivo presupposto della responsabilità. Dicevamo prima, l'elemento soggettivo è il dolo o la colpa grave. Insomma, il dolo sarebbe il caso in cui io volontariamente ho favorito il contribuente aderendo a una proposta
diciamo, conciliativa, fra virgolette, del tutto sproporzionata e favorevole al contribuente rispetto alla fondatezza della pretesa. E, ovviamente, caso veramente limite, i casi in cui invece, inconsapevolmente si può incorrere è quello della negligenza colpa grave. Se noi vediamo la giurisprudenza su questo tema, è tutta incentrata sul fatto che sussiste colpa grave in cui i funzionari incorrono nei casi in cui trascurano del tutto gli elementi di fatto e aderiscono supinamente a una proposta formulata dallo stesso contribuente, consentendo allo stesso di lucrare un vantaggiosissimo risparmio di imposta a danno dell'amministrazione finanziaria e quindi dell'intera collettività. In questo caso, per esempio, per fare un esempio collegato all'applicazione dei tributi comunali, si potrebbe utilizzare questo di esempio, cioè il caso in cui, nonostante il fatto che sussista un verbale redatto da addetto all'accertamento abilitato ai sensi della legge finanziaria 2007, circa la superficie reale di mezzi pubblicitari o di occupazione di suolo pubblico o di spazi o di aree esterne e pertinenziali ai fini della tassazione dei rifiuti. Nell'ambito di un'ipotesi conciliativa o nell'ambito di un procedimento di accertamento con adesione, il comune aderisce a una minore superficie proposta da parte del contribuente, oppure propone una minore superficie senza considerare quanto contenuto nel verbale di accertamento dell'addetto all'accertamento. Che ricordo, verbale di accertamento che è redatto in quel caso da un pubblico ufficiale e che ai sensi del codice civile fa fede fino a querela di falso, trattandosi di atto pubblico. In questo caso ci sarebbe colpa grave da parte del funzionario che applica l'istituto deflattivo del contenzioso. Vorrei a questo punto farvi altri esempi di quando ricorre colpa grave. Ad esempio, nel caso in cui vi siano errori tecnici non scusabili per la loro grossolanità o per l'ignoranza incompatibile con il grado di preparazione o addestramento, per la temerarietà sperimentale, per qualsiasi forma di imprudenza che danno luogo a superficialità e interesse. Immaginate per esempio a una rilevazione effettuata da addetto all'accertamento che sia anche tecnico comunale, ad esempio, e nel quale in maniera del tutto grossolana, nel quale in maniera del tutto grossolana, non riesca a quantificare, nonostante gli strumenti tecnici a disposizione, correttamente una determinata superficie. Oppure, pensate ai casi in cui, come ricordavo prima, l'atto sia palesemente legittimo, pensate per esempio all'esempio della omonimia, e il comune non esercita il potere di autotutela, provocando il ricorso da parte del contribuente. Oppure immaginate i casi in cui ero formalmente a conoscenza di un giudicato formatosi su periodi di imposta diversi e per esempio sulla titolarità di un immobile. Me ne dimentico di fatto e non procedo all'annullamento di un atto a seguito di un'istanza. Oppure,
Pensate ai casi in cui vi sia stato mutamento della interpretazione di particolari disposizioni a seguito di introduzione da parte del legislatore di norme di interpretazione autentica e non sussistendo più il dubbio interpretativo, non procedo all'applicazione dell'istituto deflattivo del contenzioso. In tutti questi casi vi sono sentenze della Corte dei Conti che ravvisano la sussistenza della colpa grave. Pertanto, al fine di poter evitare responsabilità nell'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso, non è solo sufficiente la sussistenza dei presupposti legislativi per l'applicazione degli stessi, ma è necessario che la sussistenza e le valutazioni rimesse al funzionario risultino inequivocabilmente dall'atto conclusivo del procedimento deflattivo del contenzioso, oppure dall'atto relativo all'ipotesi conciliativa. E ciò lo prevede non solo, ad esempio, l'articolo 7 al primo comma del decreto legislativo 218 del 97, ma lo prevede anche la legge sui procedimenti amministrativi, prevedendo l'obbligo generale di motivazione di ogni atto amministrativo. Ad esempio, per l'istituto dell'accertamento di un'adesione, vi è un caso della Corte dei Conti che fa riflettere perché non solo il funzionario responsabile attraverso una esaustiva motivazione dell'atto evita responsabilità, dimostrando che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto deflattivo scelto, ma evita anche una inesistenza dell'atto stesso, perché la Corte dei Conti ci ricorda che atti relativi a procedimenti deflattivi del contenzioso, privi degli elementi previsti dalla legge riferiti all'aspetto motivazionale, non sono nulli o annullabili, ma sono del tutto inesistenti e configurano una rinuncia da parte dell'ufficio finanziario ai suoi poteri di accertamento. Quindi praticamente sarebbe l'ipotesi più grave di tutti, perché in questo caso vi sarebbe proprio un'omissione di atti di ufficio per quanto si evince dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. Prima di rispondere alle ulteriori domande pervenute, vi ricordo anche che è bene che nei regolamenti, soprattutto quelli che prevedono delle procedure particolarmente complesse, come il procedimento di accertamento con adesione, ebbene che uno, le disposizioni regolamentari relative, come ricordavano prima, siano il più dettagliate possibili e che prevedano quanto più possibile, quanto previsto dalla legge, laddove dettagliato. Esempio, l'articolo 7,1 ricordato prima, che prevede nei dettagli, non solo l'aspetto contenutistico, ma anche l'aspetto formale del atto conclusivo del procedimento di accertamento con adesione. E questo prevede che l'atto deve essere scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio, eccetera. Ma anche e soprattutto, dice, nell'atto
sono indicati separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute anche in forma reale. E quindi, soprattutto nei nuovi tributi che dovrete applicare, pensate per esempio al TARES con la parte di tributo relativo ai servizi di carattere generale. In quei casi è assolutamente necessario procedere all'applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso, inserendo delle motivazioni legate a ogni aspetto del tributo, e non so, cioè a ogni singolo tributo, e non genericamente alla pretesa fatta valere. Analogo discorso si può fare, ad esempio, nel caso in cui si è emesso unico avviso d'accertamento per ICI e per imposta di scopo, no? Per IMU e per imposta di scopo, trattandola come una semplice addizionale. Anche in quel caso l'accertamento con adesione deve presentare una dettagliata motivazione in riferimento a tutti i tributi coinvolti, seppur aventi base imponibile analoga o stesso soggetto passivo, eccetera. Quindi, ovviamente, detta motivazione deve essere anche riferita all'aspetto sanzionatorio, e cioè al quantum delle sanzioni fissate, soprattutto ricordando per l'accertamento, soprattutto con riferimento a quegli istituti per i quali è previsto un particolare calcolo o l'effetto premiale con riduzione delle sanzioni diversificato a seconda dei casi. Allora, adesso in questi ultimi 10 minuti passerei a esaminare le domande pervenute alle quali non ho ancora risposto oppure ho parzialmente risposto. Quindi allora, la dottoressa Di Gesualdo, mi chiedevo, la signora Di Gesualdo, se possono essere attribuite spese di contenzioso per intervenuta conciliazione. Su questo penso di aver... Scusate un attimo. Su questo penso d'aver parzialmente risposto facendo riferimento al fatto che per quanto riguarda la conciliazione non vi sono limiti di contenuto fissati dalla legge, ma vi sono soltanto degli aspetti formali da considerare. Chiaramente le spese di contenzioso, come ogni altra voce indicata all'interno della conciliazione, deve essere motivata, e la motivazione ovviamente deve fare riferimento a una soccombenza virtuale in caso di proseguio del contenzioso, o deve avere una motivazione ragionevolmente collegata alla soccombenza virtuale, perché normalmente il carico, l'onere delle spese processuali è legato nell'ambito del contenzioso alla soccombenza reale o virtuale che essa possa essere. E quindi, se ad esempio l'oggetto della conciliazione sono più avvisi di accertamento oppure più annualità di imposta, e la conciliazione è totale, però immaginate per esempio un caso semplice, ICI. Abbiamo 3 annualità di imposta per i quali gli avvisi sono per l'intero anno. Per un errore, tutti gli avvisi sono per l'intero anno, però per uno l'avviso doveva essere emesso con riferimento ai mesi di possesso perché acquistato durante l'anno. E la conciliazione poi riguarda
tutti e tre gli avvisi, due Ok. dei quali ovviamente non possono, non sussiste alcun motivo per poter ridurre l'importo richiesto da parte del comune, ma sussiste solo per uno. Una ragionevole motivazione dell'accollo al contribuente delle spese di giudizio sta nel fatto che per una parte del contenzioso, cioè quei due avvisi per i quali non ci sono problemi di mesi di possesso, la soccombenza virtuale sarebbe assoluta in caso di regolare prosieguo del contenzioso tra le parti. Invece, allora, il dottor Ventrella integra, diciamo questo, ovviamente il contributo unificato, e la risposta è la stessa, perché il contributo non unificato non è altro che una delle componenti delle spese del contenzioso, così come sono componenti delle spese del contenzioso gli eventuali bolli per contenziosi antichi, o le spese di notifica degli atti processuali e o le spese per quei rarissimi casi in cui ci si possa avvalere di consulenze tecniche e altro. Oh. La dottoressa Roma chiede invece se a seguito di istanza in autotutela del contribuente, il funzionario responsabile del tributo ha il dovere di rispondere sempre in ogni caso. Allora, il responsabile del tributo ha il dovere di rispondere sempre in ogni caso in virtù, diciamo, in base al solo articolo 97 della Costituzione, perché non rispondere a istanze presentate da parte dei cittadini sicuramente non rispetta il criterio di trasparenza, eccetera, eccetera. Al di là di questo, è chiaro che dal punto di vista pratico, insomma, io non posso, potrei occuparmi di cose diciamo più importanti rispetto a esaminare un'istanza in autotutela palesemente infondata. Quindi, diciamo, questo obbligo ha particolari conseguenze per il funzionario responsabile del tributo solo laddove l'istanza è assolutamente, totalmente o parzialmente fondata e possa sussistere una responsabilità. E per questo rinvio agli esempi fatti prima, ad esempio autotutela per omonimia, oppure autotutela perché a causa di un mancato aggiornamento dei dati catastali ho individuato un proprietario che invece già da anni non era più proprietario di un immobile, eccetera, eccetera. Tutti i casi, insomma, diciamo, evidenti in cui l'atto emanato da parte del comune debba essere annullato totalmente o parzialmente. In via generale, al di là di eventuali diciamo, provvedimenti disciplinari, non sussiste una disposizione legislativa che dica entro tot bisogna rispondere all'autotutela e hai l'obbligo. Il punto è che no, pur non sussistendo, sussiste invece, e lo vedremo nella quinta giornata, ed è per questo che devo sempre e comunque rispondere, la possibilità per il contribuente di impugnare il silenzio diniego di autotutela. E per questo il discorso deve essere un po' più approfondito e vi assicuro che nella quinta giornata, cioè a giugno, vi sarà una buona parte della giornata dedicata a questo, cioè ai casi in cui è ammissibile un ricorso dinanzi alle commissioni tributarie avverso il silenzio diniego di autotutela, quale potrebbe essere poi il contenuto della sentenza del giudice tributario e quali sono gli effetti. Ovviamente incide anche sulla responsabilità del funzionario responsabile.
La dottoressa Malvestio pone una domanda, diciamo, duplice, cioè questa. Dice: il regolamento comunale prevede che chi ha già avuto negli anni precedenti accertamenti per la stessa fattispecie non può essere applicata la conciliazione giudiziale e l'accertamento con adesione. Può essere considerato causa di responsabilità qualora il funzionario non valuti la proposta a causa della norma regolamentare. La risposta è duplice perché gli istituti previsti hanno una differente disciplina. Se nella parte introduttiva della presente giornata abbiamo esaminato la tabella ponendo questo aspetto fondamentale degli strumenti deflattivi del contenzioso. Una parte degli strumenti deflattivi del contenzioso necessitano, per trovare applicazione, disposizioni regolamentari. Una parte invece trova diretta applicazione indipendentemente dalle statuizioni comunali, perché contenute in disposizioni legislative. Allora, questa distinzione è utile ai fini della risposta, perché per gli accertamenti con adesione, il comune può se tra l'altro escluderne l'applicazione a particolari condizioni, purché rispetti i requisiti. I criteri direttivi di cui all'articolo 50 della 449 del 97. Per quanto riguarda invece la conciliazione giudiziale, il Comune, a mio avviso, non può escluderne la possibilità di applicazione, in quanto prevista da disposizione contenuta nel decreto legislativo 546 del 92, che ha diretta applicazione e non può essere derogata con disposizione regolamentare. Quindi il punto qual è? Che se la disposizione regolamentare è esattamente come descritto dalla dottoressa Malvestio, io debbo, se la conciliazione presenta tutti i requisiti per poter essere conclusa, io posso disapplicare il regolamento comunale perché non poteva prevedere questa limitazione dell'applicazione dell'istituto della conciliazione previsto dal 546 del 92. Invece non posso applicare l'accertamento con adesione perché per l'accertamento con adesione il comune può disciplinare come crede, purché non violi i criteri direttivi contenuti nell'articolo 50. E nell'articolo 50 voi non trovate nessun divieto per il Comune di limitare l'ambito di applicazione dell'accertamento di un'adesione in riferimento a criteri del genere. La di Gesualdo chiede il diniego, sì, e vedremo nella quinta l'organo a cui ricorrere è la commissione tributaria laddove si tratti di entrate di natura tributaria. Per le altre entrate, salvo casi del tutto eccezionali, è il Tribunale Amministrativo Regionale. Poi invece il Comune di Ferrara, la dottoressa Fustini, chiede: l'abrogazione dell'obbligo della garanzia adottato dal 6/7/2011 con l'entrata in vigore del 98/2011 articolo 23,19 lettera A può essere considerato come una disposizione generativa quasi un favor rei ed essere applicato anche a conciliazioni riguardanti contenziosi iniziati prima di tale data? Per questo vale, allora, in risposta alla dottoressa Fustini, per questo vale a mio avviso lo stesso discorso fatto per l'entrata in vigore della riduzione delle sanzioni effetto dell'applicazione di alcuni istituti premiali. Anche in questo caso tutte le norme procedurali
trovano applicazione al momento in cui viene posto in essere l'atto, salvo diverse disposizioni transitorie, che in questo caso non ci sono. E pertanto l'obbligo di garanzia o meno trova applicazione non con riferimento al periodo di imposta o con l'inizio del contenzioso, a differenza per esempio del termine per la proposizione dell'appello per la quale è previsto un termine transitorio, ma trova applicazione in base alla legge in vigore al momento dell'atto e pertanto, io applicherò l'articolo 48 nella sua attuale versione al momento della presentazione dell'ipotesi conciliativa. Allora, penso che nel frattempo alcune delle domande avevo già risposto in precedenza. E a quelle organizzative risponderà il dottor Fazioli. Allora, se non vi sono altre domande sulla esposizione, rinviando, diciamo, per quanto riguarda la domanda della dottoressa Roma alla quinta giornata formativa di questo ciclo per ulteriori approfondimenti, io vi saluterei, rispondendo per ultimo al comune di Codroipo, che dice: ai sensi dell'articolo 14,44, il comune può deliberare con il regolamento TARES circostanze attenuanti e investimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal normativo statale, ad esempio allungare i termini del ravvedimento operoso, oppure quali potrebbero essere circostanze attenuanti o esimenti. Ma le circostanze attenuanti non riguardano l'entità della non riguardano l'entità della sanzione oppure istituti premiali. Le circostanze attenuanti riguardano criteri per l'applicazione della sanzione tra un minimo e un massimo e ritengo che tranne quelli previsti nei decreti legislativi del 97 dedicati alle sanzioni tributarie sia difficile individuare ulteriori circostanze attenuanti per l'applicazione della sanzione tra minimo e massimo. Bene, allora se non ci sono altre domande, saluto tutti, vi auguro una buona giornata e rinvio alla prossima giornata che è fissata per l'8 maggio, sempre dalle 11.